Usi spesso l'espressione quarta guerra mondiale, cosa intendi? L'espressione quarta guerra mondiale è una formula che io ho mutuato da Costanzo Preve, il quale ha scritto appositamente un libro intitolato La quarta guerra mondiale. Tutti sanno che ci sono state nel Novecento due grandi guerre mondiali che hanno attraversato e scosso il secolo, la prima e la seconda. Meno sanno che c'è stata anche una terza guerra mondiale, la cosiddetta guerra fredda, quella che ha visto contrapposti i due grandi blocchi divisi dal principio Cuius regio, eius economia, e pochi o nessuno sanno che ora siamo entrati in una fase che io chiamo quarta guerra mondiale. Qual è in sintesi l'essenza di questa quarta guerra mondiale a cui siamo al cui interno ci troviamo oggi? Essenzialmente questo: la potenza che ha vinto la terza guerra mondiale, cioè gli Stati Uniti d'America, che potremmo anche chiamare con la formula kantiana la monarchia universale, non appena ha vinto la terza guerra mondiale, ha subito avviato la quarta guerra mondiale. E in estrema sintesi, la quarta guerra mondiale è la guerra che dal 1989, poi 91, con la guerra d'Iraq, gli Stati Uniti hanno dichiarato a tutto il mondo che non si piega al suo dominio. Ecco allora che dal 1989, la famosa guerra di Panama, fino poi alla guerra dell'Iraq e le guerre a seguire, siamo entrati in una nuova fase di guerre, di conflitti, che sono tutte interne alla Quarta Guerra Mondiale, che è la guerra che gli Stati Uniti d'America hanno dichiarato a tutti i paesi del mondo che non si piegano al suo dominio. La logica di questa guerra mondiale è inedita, ma permette di capire, una volta che si è in grado di impadronirsene, di capire tutti quegli eventi di guerre che hanno caratterizzato lo scenario degli ultimi 20 anni. La logica è grosso modo sempre la stessa, ed è un canovaccio che farebbe ridere se non facesse piangere, perché c'è sempre il dittatore di turno, baffuto, paragonato al nuovo Hitler, secondo la formula che Leo Strauss chiamava della Reductio ad Hitlerum, e allora c'è Saddam, nuovo Hitler, Milosevic, nuovo Hitler, Gheddafi, nuovo Hitler, Assad, nuovo Hitler. Poi c'è il popolo che gli resiste, che viene mediaticamente unificato come un'unica forza che combatte contro il dittatore, ma non è in grado di rovesciarlo. E poi, dulcis in fundo, c'è l'intervento americano, sempre in nome dei diritti umani, una grande foglia di fico che serve a coprire le turpitudini peggiori dell'impero americano, che interviene a rovesciare il dittatore e a esportare in quei paesi la democrazia, il capitalismo neoliberista di tipo americano. È una commedia che si ripete sempre uguale, che permette di capire tutti questi episodi, che apparentemente sono episodi che si situano in un progetto di esportazione della democrazia, sempre all'interno peraltro di quel lessico neoliberista in cui tutto diventa merce, anche la democrazia è una merce da esportare, proprio come nelle scuole ci sono i debiti e i crediti e sui treni non si è più viaggiatori ma clientela. E poi soprattutto questi episodi sono tutti interni a una guerra mondiale di tipo imperialistico con cui il capitale, direbbe Marx, torna a grondare sporcizie e sangue dalla testa ai pori quando incontra forze che gli resistono. Tutti questi paesi sono paesi che, nel bene o nel male, hanno opposto resistenza all'impero americano e quindi, in quanto tali, esso deve travolgerli di continuo, deve rovesciarli, sempre utilizzando nobili cause come i diritti umani, la libertà e la democrazia. Il punto essenziale è questo, che a partire dal 1989, ma poi con una svolta decisiva nel 2001, con le Twin Towers, è stata sostituita la vecchia retorica del comunismo come male da sconfiggere, è stata sostituita da una nuova retorica, quella del terrorismo. Il terrorista è una figura con cui non si può scendere a patti. Il terrorista deve essere annientato. Carl Schmitt, nella sua teoria del politico, aveva colto nitidamente come l'ideologia dei diritti umani e la figura stessa dell'umanità sventolata di continuo per legittimare queste guerre abbia sempre una funzione strategica fondamentale. Laddove c'è l'umanità contro qualcosa che umano non è, laddove ci sono i diritti umani contro qualcuno che non rispetta i diritti umani, allora la guerra diventa una guerra di inimicizia totale, diceva Carl Schmitt, dove tu devi neutralizzare l'altro, non c'è possibile riconoscimento o negoziazione, devi annientarlo. Un po' come i conquistadores, quando si trovarono di fronte dall'altra parte dell'oceano a esseri che in apparenza erano uguali a loro,
dovettero negare loro il titolo di esseri umani per poterli distruggere barbaramente. Analogamente oggi si nega il titolo di esseri umani a queste figure appunto che stanno a occupare questi posti nei paesi detti canaglia, non a caso, per legittimare il bombardamento imperialistico, il bombardamento etico in nome dei diritti umani. Tutto questo è vergognoso, si possono citare molti episodi, cito ad esempio quello del filosofo affossatore della scuola di Francoforte, Jürgen Habermas, che nel 1999, di fronte al caso Milosevic, scrisse un vergognoso articolo intitolato Bestialità o Umanità, in cui appunto contrapponeva l'umanità dei bombardatori alla bestialità dei bombardati, cioè di Milosevic and Co. Questo è lo scenario in cui siamo oggi, in cui non a caso la retorica della manipolazione organizzata dominante utilizza sempre un lessico retoricamente condizionato. Da Bush in poi, per descrivere questi paesi detti stati canaglia, non a caso, no? C'è una sorta di lista di proscrizione globale con cui questi paesi sono identificati e si nega a priori la loro legittima esistenza. Fin da Bush, dicevo, si è creata una retorica dell'asse del male, no? Questi paesi stanno tutti in quello che viene definito axis of evil, dove anche qui, a proposito di retorica e di analogia storica, si incrociano fra loro le istanze del vecchio impero del male comunista, no? Della retorica degli anni 70, con l'asse Roma-Berlino-Tokyo. No? Nazismo e comunismo, i due volti mefistofelici che tornano a incrociarsi nella propaganda americana oggi dominante. Tutto questo, dicevo, è uno spettacolo orribile, e la cosa più vergognosa in questo è la totale subalternità degli intellettuali occidentali a questa logica vergognosa. Bisognerebbe prendere posizione contro questo, contro queste guerre che sono guerre imperialistiche, non certo in difesa dei diritti umani o della libertà, e denunciarla totalmente, anche perché sono guerre che sempre hanno come obiettivo un momento economico decisivo, un momento geopolitico. La guerra in Iraq, ad esempio, 1991 e poi 2003-2004, ha come funzione non certo esportare i diritti umani, ma semmai occupare geopoliticamente aree che si estendevano verso il Medio Oriente. E così anche in Afghanistan, così anche in Siria, anche se poi la guerra non è di fatto ancora esplosa. Cioè appunto l'obiettivo è sempre quello di dominare geopoliticamente, di imporre una politica di aggressione imperialistica. Bisogna essere chiari su questo punto, e siamo all'interno di una quarta guerra mondiale. Che fare dunque? Io credo che la soluzione a questo dilemma si trovi più che in Marx o in Lenin, in Immanuel Kant, che nel suo testo Per la pace perpetua, 1795, diceva testualmente che, secondo l'idea della ragione, è pur sempre meglio che vi siano una pluralità di stati, anche in conflitto fra loro, che non la loro distruzione ad opera di una monarchia universale, universal monarchy in tedesco, che li sostituisca e domini unilateralmente il mondo. Bene, questo programma di Kant è un programma d'azione che deve indurre ad appoggiare tutti gli stati che resistono all'imperialismo americano oggi, ivi compreso l'Europa, che è soggetta a un imperialismo di nuova forma, potremmo dire. L'Europa è occupata da basi militari americane a 50 anni dalla fine del fascismo e a 20 anni dalla fine del comunismo, e queste basi americane servono essenzialmente a impedire che l'Europa si costituisca come confederazione di stati fratelli, sovrani, liberi e uguali, e impedire che si affranchi dall'ideologia meschina americana della special mission. Oggi potremmo dire che l'Europa si trova nella situazione in cui si trovava la Germania ai tempi di Fichte, con le truppe napoleoniche che la occupavano. C'è bisogno oggi di un nuovo Fichte che sappia fare i suoi discorsi all'Europa, propugnando la liberazione dall'oppressione, che in questo caso è duplice perché è sia militare americana, sia economica, l'euro come fondamento di una sudditanza imperialistica di tipo economico-finanziario.